dire che le leggi a tutela dell'ambiente che esistono nel paese, nel Cile, sono delle leggi non adatte. Sarebbe come se un cileno venisse qui in Italia a dire che le nostre leggi non sono adatte. Io credo alla libertà del popolo cileno, credo profondamente alla democrazia esistente in Cile e credo che le leggi esistenti in Cile siano adatte a quello che il popolo cileno vuole portare avanti. Io ricordo che il Cile è un paese democraticamente eletto e sia la prima amministrazione, la Bachelet di centrosinistra, sia la nuova amministrazione sempre liberamente eletta e democraticamente eletta del presidente Pineda di centrodestra hanno continuato a portare avanti il progetto di sviluppo dell'idroelettrico. Sviluppare l'idroelettrico nei paesi che hanno bisogno di energia è una cosa della massima importanza ed è una scelta, ripeto, della democrazia cilena che i cittadini cileni hanno compiuto e che il governo rappresentativo dei cittadini ha compiuto in questi anni. Enel insiste nel dire che il paese trarrà grandi vantaggi dal progetto di Hydroisen. Non è sola in questa battaglia. I politici non si risparmiano. Il ministro per l'energia Riccardo Rainieri ha più volte espresso la sua approvazione nei confronti del progetto. Lo stesso presidente Sebastian Piñera avrebbe dichiarato che il punto non è se si faranno o meno le dighe, ma come si faranno. Solo la Bancada Verde, un piccolo gruppo di parlamentari e senatori, si spende perché il progetto venga bloccato. Il Parlamento ovviamente può essere questione, può essere molta comunicazione, non tiene nessuna attribuzione legale per impedire un progetto come questo. I motivi sono molti. Prima di tutto, la presenza di un sistema elettivo binominale che non rispecchia con fedeltà le preferenze del paese. Poi, il persistere di un modello economico ultraliberista, ispirato alle teorie di Milton Friedman, tutti residui della dittatura di Pinochet. Non è cambiato molto dal 1990. Lo Stato interviene il meno possibile. Un altro esempio, il prelievo fiscale in Cile è tra i più bassi al mondo. In questo modo chi investe è sicuro che potrà tenere per sé tutti i ricavi, o poco meno. La libertà assoluta di inversione fuori del paese, dentro del Cile. O sea, non hay restricción. La medida che cumpla con la normativa, con la ley vigente, hay assolutamente libertà para cualquier empresa o persona extranjera invertir en Chile. En Chile la política energética no depende del Estado, depende de lo que las empresas quieren hacer, dónde quieren invertir y en qué momento. ¿Y en qué quieren invertir? No hay una política de Estado en materia energética. L'economia cilena si basa sullo sfruttamento delle risorse naturali, sull'industria mineraria in particolare. Un tipo di attività dallo scarso valore aggiunto e nel complesso poco redditizia per il paese, che esaurisce i propri beni per il guadagno dei grandi investitori stranieri. Investitori come i canadesi della Barrick Gold, che hanno da poco iniziato i lavori in quella che sarà una delle miniere d'oro più grandi al mondo, Pascua-Lama. Per rendere possibile questa immensa città mineraria, il Parlamento ha dovuto modificare non poche leggi e autorizzare persino lo spostamento di enormi ghiacciai. Nemmeno in questo caso i cileni sono stati consultati. E i loro rappresentanti, ancora una volta, hanno mostrato la loro doppia faccia, un po' al pubblico e molto al privato. Se generò desde el gobierno de Frei una situación muy complicada, empezó una migración de ex funcionarios públicos hacia empresas privadas y de empresas privadas hacia el sector público. Una especie, aquí lo llaman las sillitas giratorias o la puerta giratoria. En este momento hay, por ejemplo, una instalación muy compleja de personas de un partido de la Concertación que se llama Partido por la Democracia, PPD, en las empresas eléctricas. Concretamente tenemos a Eugenio Tironi, PPD, que está en el directorio de Enersis, pero que además, a través de su empresa Tironi y Asociados, le hace el marketing al proyecto Hydroisen. Jorge Rosenblut, que también es PPD, que fue subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Eduardo Frei, y él hoy día es presidente de Endesa. Daniel Fernández, como vicepresidente ejecutivo de Hydroisen. Non sorprende allora che la Direzione Generale delle Acque sia guidata da un ex avvocato di Hydroisen, che aveva richiesto invano i permessi necessari alla costruzione delle dighe, permessi oggi ottenuti. In molti casi non si può parlare di illegalità, perché i vuoti nella legislazione ambientale sono davvero enormi.
Eppure, nonostante le carenze, gli avvocati del Consejo Defensa della Patagonia sono riusciti a evidenziare una lunga serie di irregolarità nella valutazione dell'impatto ambientale. Innanzitutto, il modo in cui sono stati presi i diritti sull'acqua dell'Aysén. Per questo si sono rivolti ai tribunali internazionali. Poi, l'aver richiesto concessioni di tipo minerario, più economiche e facili da ottenere, per costruire la linea di trasmissione, che di minerario è ben poco. Un altro punto critico è nelle continue ingerenze delle più alte cariche dello Stato nel processo decisionale. Hicimos una presentación en nombre del Consejo de Defensa de la Patagonia con el objetivo de inhabilitar al ministro Rainieri, ya que, en nuestra opinión, está infringiendo el principio de probidad. ¿Qué significa esto? Significa que él, en su cargo ministro, es parte de diversas comisiones que tienen que tomar decisiones sobre el proyecto, y él a manifestar en forma previa a su decisión que es favorable a la aprobación del proyecto, evidentemente que está infringiendo acá, por un lado, el principio de probidad y por otro lado el principio de imparcialidad. La ley le prohíbe a los ministros de Estado y a todos los miembros de estos órganos colegiados emitir opiniones en forma previa a la decisión porque eso los inhabilita. Riguardo ai soldi dati alle comunità della regione di Hidroaysén. Non vi sono soldi pagati alle comunità in modo non trasparente. Qualsiasi investimento che Enel e le sue società, le sue controllate, nel particolar modo Hidroaysén, gestisce nell'ambito delle comunità sono concordate con le comunità dei cittadini, sono date in modo trasparente e sono a sostegno di progetti sui quali l'interazione con le comunità è molto molto forte. Quindi rispetto al progetto Aysén, i soldi spesi non sono soltanto un risarcimento come spesso si fa rispetto ai progetti che si portano avanti, ma sono soprattutto una modalità per aiutare quella comunità a svilupparsi secondo quelli che sono le impostazioni culturali di quella comunità. Sappiamo anche che vi sono persone in quella comunità che non sono d'accordo su questo progetto, con queste persone Enel ha sempre intrattenuto un dialogo trasparente e costruttivo, queste persone però rappresentano quello che è in questo momento in Cile una posizione minoritaria. È difficile pensare che il lungo lavoro di costruzione previsto da Hidroaysén non abbia un impatto anche sul turismo. Oltre alle dighe e alla linea di trasmissione, ci vorrebbero nuove strade, nuovi centri abitati, nuovi servizi, da abbandonare poi nel 2020, anno in cui è previsto il completamento dei lavori. Abbiamo fatto studi di percezione su Cile e quali sono gli attributi che si destacano di Cile. E l'attributo principale o il più conosciuto è sua naturalezza. Que se identifica con Chile como un lugar, digamos, de naturaleza muy diversa, hermosa y con muchos territorios vírgenes. Enel sa che tutto si gioca sull'immagine. Non a caso, l'attuale vicepresidente esecutivo di Hidroaysén è Daniel Fernández, ex direttore esecutivo di TVN, la televisione nazionale cilena. Per Hidroaysén ha provato di tutto. L'ultimo spot prodotto lascia intendere che l'energia serve alle case e agli ospedali e che questo sia l'unico progetto in grado di salvare il paese dai blackout. Le associazioni del Consejo Defensa della Patagonia hanno disposto con ironia. E a quanto pare ha funzionato. L'ultimo sondaggio ufficiale ha visto crescere l'opposizione cittadina. Lo scorso aprile, il 61,1% dei cileni si è detto contrario alla costruzione delle dighe dell'Aysén, contro il 37% del 2008. L'impresa sembra aver fallito sul piano nazionale, con un lavoro di comunicazione che si è servito invece di internet, televisioni, giornali. Su piccola scala, invece, i successi si vedono. L'arma è la responsabilità sociale d'impresa. Están haciendo un trabajo de compra de conciencia a lo largo de las comunidades en la Patagonia que ha sido muy nefasto para lo que es la oposición de las comunidades. Nos enfrenta a un problema como súper básico en este momento. Es ver de dónde se obtienen los recursos para llevar adelante iniciativas que sean de mejoramiento para la calidad de vida local. Y no se está haciendo distinción entre el Estado y una empresa que tiene intenciones de venir a construir represas en los ríos de la Patagonia. Entonces, se nos pone muy complicado eso y eso se está dando mucho en la región, lo que le llaman la responsabilidad social empresarial. La empresa lo está llevando a cabo muy fuerte. Aquí no preguntan nada, aquí hacen nomás. Aquí hacen la plata, no preguntan nada. Hacen nomás ellos. Ellos llegan, vienen, instalan cosas y no nos dicen nada. La gente está enterada, solamente que no quiere hablar. No quiere hablar porque tiene miedo.
y tienen miedo de hablar a la gente. Cercano di, è una parola un po' dura, però cercano di comprare la gente. E quello lo stiamo sperimentando qui nella Patagonia. Comprano la gente con benefici che apparentemente sono di utilità per le comunità e per le persone bisognose, ma è una maniera per ridurre, diciamo, la loro capacità di discernimento, di riflessione, di critica a questi progetti. Viene dalla zona Magallanes. Estuve en Punta Arenas, Natales, Puerto Ande, Puerto Ande, me vine acá. Estoy 18 años acá, porque esta es una de las regiones más pobres de Chile. Realmente aquí es muy poco el trabajo que hay. Las empresas, por ejemplo, son muy pocas. La gente que se ocupa es poco. Cuando estuvo Hidroaicén en Cochrane, por ejemplo, la gente no andaba con plata, todos tenían trabajo. De un principio la gente no quería. Después, como Hidroaicén igual ha estado ofreciendo proyectos, plata, un montón de cosas, entonces igual de repente la gente, la necesidad, dice ya, si igual se van a hacer las represas, y al final no se oponen. Sentiamo che siamo un po' a mercede delle transnazionali. Sentiamo che non solo le cose, i beni, sono proprietà di qualcuno, ma anche le persone. Bien, es cierto, hay que criticar cosas, pero las que no son malas. Todas estas cosas van a servir mucho con el tiempo. Pero primeramente, formemos una comunidad que entienda las cosas, que sepa qué es lo que está enfrentando y qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que vivir y cómo tiene que seguir dándole vida a nuestro Báquer y a nuestro Chile. ¿Quiénes se quieren quedar viviendo acá?